Ho sempre detto, forse fin da ragazzino, che prima o poi finivo in un bosco. Non sapevo esattamente quando. Finché poi quel giorno è arrivato. Una cascina dimenticata tra i boschi in condizioni di totale abbandono. L'idea di acquistarla e rimetterla a posto senza soldi è qualcosa che avrei definito impossibile prima di questo viaggio. Stiamo andando ad incontrare Mauro. Mauro è il protagonista della storia di oggi. Ciao. Andrea. Piacere, Mauro. Lo seguiamo nel bosco, diretti nel luogo in cui vive. Quindi qui, quando sono arrivato la prima volta, non c'era neanche, non potevi camminare. Vive qui con i suoi due cani, Kiba e Tabitha. È la mia figlia più piccola, si è chiamato sua mamma e ha detto: mamma, il papà è andato di testa. Ha detto che scappa in cascina. Come scappa in cascina? Non c'è neanche la porta della camera. In effetti non c'era la porta della camera, io non l'avevo ancora completato. Arrivati a casa. Avanti, ragazzi. Benvenuti. Grazie. Dietro questo sipario cosa c'è? Abbiamo la serratura, questa qui è la serratura del bagno che puoi chiudere. Questo non era un bagno, era un lavatoio fatiscente ancora oggi da recuperare. Questa è la mia doccia, come puoi vedere. Io però diciamo che adesso mi lavo così, adesso sono nella parte moderna della cosa. Se questa è la parte moderna, è fantastico, eh? Questa è una radice di un edera, strachete. Quindi anche di inverno tu riesci a fare la doccia? Porto io dalla camera, porto il mio accappatoio, lo appendo qui, ti infili l'accappatoio e schizzi su in camera davanti alla stufa e ti vesti lì. Mauro si è trasferito qui 3 anni fa, quando la cascina era in pessime condizioni. In questa posizione, con una sdraio piuttosto scomoda, ho dormito la prima notte. Era novembre. Appena ha fatto luce, ho detto: oggi devo mettere la porta della camera. Così è iniziato il lungo processo di rinnovamento, tuttora in corso. Da questo cannetto qui, aprendo il rubinetto, io prelevo l'acqua per uso alimentare. Oltre all'acqua, la cascina non è allacciata né alla luce né al gas. L'energia mi arriva dal sole, io metto la manina qua, faccio girare il pannello nella parte dove mi interessa. Come puoi vedere, anche il supporto, un supporto testa palo così, penso che 20 euro non ti bastano, io l'ho fatto con 2 euro, un collare e 2 pezzi di legno. Dopo i primi minuti con Mauro, noto 2 cose di lui, che ha grandi competenze tecniche su molti campi diversi. E da lì si accende la lampada ultravioletti che va per 600 secondi. E che ogni sua creazione è avvenuta recuperando qualcos'altro. Ma questo era l'involucro di una vecchia caldaia e qui ho semplicemente messo un inverter, il regolatore solare. Pensate che io all'inizio avevo una sola batteria che non arrivava a sera. Così capiamo in fretta che la sua non è la storia di un uomo che rimette a posto una casa abbandonata con i propri risparmi. Ero spaventato da tutto quello che c'era da fare intorno, perché so che tutto quello che faccio lo posso fare solo con le mie forze. Quindi io non ho forze economiche, devo ammetterlo, però 2 braccia, una testa ce l'ho, gli impianti, tutte queste cose non mi hanno mai preoccupato. Per cui ho pensato che potessi provarci. Due giorni fa è caduto un albero qui da Mauro, allora adesso è arrivato il momento di tagliarlo e sistemare la situazione. La pulizia di questo posto prende tante delle energie di Mauro. Questo posto aveva bisogno di luce, perché qui c'era proprio un'energia tanto bassa, tanto che coinvolgeva anche me, ti posso ammettere in tutta tranquillità che io non stavo bene, soprattutto non vivevo bene la mia solitudine, perché spesse volte sei sopraffatto da quello che c'è da fare. Siccome sta arrivando ora di pranzo, è ora di pranzo per tutti.
Così sono curioso di capire come può un uomo da solo e senza disponibilità economica riuscire ad acquistare una casa e ristrutturarla. Tu Mauro, chi sei? Nel senso, come sei arrivato qui? Cosa è successo prima perché tu oggi sia questa cosa qui? Chi sono? Una bella domanda. Sono un ex artigiano, principalmente l'idraulico. Quando mi sono allontanato dall'idraulica convenzionale, dai cantieri, da tutte queste cose, facevo assistenza su stufe, legna e pellet. Facevo i miei interventi, facevo del gran correre col furgone. Però mi sono accorto che da un certo punto in avanti ho cominciato a portarmi a casa tutti i problemi che c'erano in giro. Uno dei miei interventi poteva delapidare anche fino a un quarto, un quinto dello stipendio di queste persone. Per cui a un certo punto dici, cavoli, però questi poi come fanno a tirare a fine mese? Però effettivamente io poi a casa dovevo mandare avanti la baracca, comunque reggere tutta questa... Questo che io ho sempre definito la ruota del criceto, era come correre dietro una ruota del criceto. È un qualcosa di inafferrabile. Per esempio io vivevo con questo modellino di una macchina che a me piace molto sulla scrivania e dicevo, poteva essere il mio obiettivo materiale. Che macchina era? Era una 911 della Porsche. Poi ti accorgi che l'obiettivo si allontana tutte le volte. You made me so Allora Mauro si trasferisce in campagna con la famiglia in cerca di più tranquillità. E quindi lì si è creata un po' la casetta del mulino bianco, diciamo. Però non ha senso avere la casetta del mulino bianco e poi stare 12 ore al giorno fuori nel traffico. Ma la sua insofferenza non svanisce. Sì, ma cosa sto facendo? Mi sentivo sempre fuori posto. Ero cattivo. Sempre arrabbiato, blasfemo e non aveva senso. Però non lo capivo perché effettivamente mi mancava quel collegamento, quella scossa che deve arrivarti per darti il via. La scossa per Mauro arriva con la crisi finanziaria del 2008. Che avevo anche problemi economici, per cui problemi che poi si sono protratti nel tempo, quello lì non posso nasconderlo perché effettivamente li ho avuti. Poca capacità nel gestire anche le finanze, perché questo mondo è concepito sui beni materiali, sulla crescita economica, sul prevaricare il tuo simile, vederlo come un nemico se fa il prezzo più buono del tuo, se è più bravo di te. Io invece anche quando dovevo vivere in questo contesto mi domandavo, ma se quello è più bravo di me, domandati cosa fa meglio di te per imparare qualcosa, forse impari qualcosa. Vibravi a una frequenza probabilmente talmente bassa che era da suicidio. Cioè, io ho avuto dei colleghi che hanno fatto questo gesto estremo quando c'è stata la crisi forte nel 2007-2008. Sì. E questo mi ha messo proprio a dura prova. E quindi più o meno intorno a quegli anni è arrivata la decisione di chiudere la ditta? Sì, io adesso ho 54 anni, io ho 40 anni, 14 anni fa ho chiuso la ditta. È a quel punto, dopo la separazione con la ex compagna, che Mauro decide di cambiare vita. Qui siamo nell'orto. Sì, questa è la parte che ho fatto come orto tradizionale. Ah, qui c'è delle bietole, c'è un cetriolo, zucchine, della rucola, poi ci sono carote, patate. Questa per esempio si è scontrata con qualche sasso sottoterra, con qualcosa ha deciso di nascere così. L'accettiamo lo stesso. Poi ci parlo anche con le piante, effettivamente dico, cosa ci avete oggi? Diciamo che la natura fa molto da sola. Io ho sempre pensato che la cosa bella è forse che noi non riusciamo, per fortuna, ad avere un controllo totale su quello che è la natura. La natura fa da sé. E a proposito di difficoltà burocratiche e lavoro indipendente, ne approfitto per consigliarvi un servizio molto utile se siete lavoratori autonomi come noi o se volete lanciare un nuovo progetto. Si tratta di Fisco Zen, un servizio pensato per risolvere i tanti stress che una partita IVA normalmente porta con sé. Fisco Zen ti affianca un commercialista dedicato specializzato nella tua professione. Sempre a disposizione tramite chat, email e telefono per aiutarti dall'apertura alla gestione della partita IVA.
Avrai a disposizione una piattaforma da cui è possibile mettere fatture in modo molto semplice e in qualsiasi momento è possibile richiedere una previsione in tempo reale delle tasse o dei contributi da pagare, in modo da non avere spiacevoli sorprese. L'apertura della partita IVA è gratuita e la dichiarazione dei redditi è guidata. È sufficiente infatti inserire i documenti necessari precompilati e il gioco è fatto. Quindi, sia che abbiate già una partita IVA o che vogliate aprirne una, cliccando sul link in descrizione otterrete una consulenza gratuita con un esperto e 50 euro di sconto sull'abbonamento del primo anno. Sulla storia di Mauro ci sono ancora alcune cose da capire. Ne parleremo meglio con la pancia piena. E ora stai usando un po' di gas, quindi hai anche una bombola? Sì, ho una bombola, io ho il mio consumo di una bombola all'anno. Perché il resto lo faccio tutto sulla legna, quindi... delle mie figlie mi ha fatto capire che non era un problema, nel senso che se questa era la mia scelta, l'importante è che c'ero, io sono sempre comunque stato un padre presente comunque. Un padre presente non è presente solo quando può elargire, quando è economicamente forte. Una volta presa la decisione di cambiare vita, Mauro non ha la possibilità di acquistare una casa. E lì poi che fase, come procede la tua storia? Poi ho trovato la casetta. La casetta è una piccola casa di campagna in cui Mauro trascorre qualche anno da solo, dove, in cambio dell'alloggio gratuito, si occupa di pulizie e coltivazione. Quando non puoi più dare incremento alle entrate, l'unica cosa che ti può salvare sono i tagli alle uscite. È lì che capisce che un'altra via è possibile. Ho imparato a fare la spesa, vado in un supermercato, prendo solo le cose che trovo in offerta, mettevo lo scontrino sul tavolo e con una penna spuntavo N vicino alle voci come fossero necessarie, S se erano superflue, cosiddette superflue. E quindi ho capito che bisognava allontanarsi da certe cose, da certi bisogni che a volte ci vengono anche indotti. Non possiamo dare la colpa a un altro per questa cosa, dobbiamo dare la colpa solo a noi stessi. Prova a pensare, ne posso fare a meno? Dopo diventa la normalità e quando diventa la normalità inizia a stare bene. The tide comes in, pulls some sand back into the ocean. È a questo punto che a Mauro viene un'idea che cambierà gli eventi successivi. Ho capito che su YouTube piaceva questo contenuto, portavo dei contenuti liberi. Decide di aprire un canale YouTube in cui condividere le sue conoscenze di coltivazione e non solo. Prima era proprio rivolto praticamente all'orto, infatti si chiama Gli Orti di Mauro il canale, perché ne avevo più di uno. E proprio mentre Mauro ritrova un nuovo equilibrio, il proprietario della casetta decide di mandarlo via. E però mi hanno scritto in tanti, mi hanno detto, ma dai, però a questo punto fai una raccolta fondi, fai qualcosa, ti aiutiamo attraverso il canale, di quello che è, e devi trovare un posto tuo dove non ti caccia via più nessuno, comprati un po', e come faccio che non ho un centesimo? Io mi vergognavo a morte, vi dico la verità, cioè io non ce la facevo, credevo che fosse una cosa sbagliata. Cioè... Non è stato facile accettare l'idea di ricevere un aiuto dalle persone? No, assolutamente. Quando poi ho avviato la campagna fondi, in 14 mesi sono stati raccolti tutti i soldi, sia per l'acquisto che per il passaggio dell'atto notarile e tutti i documenti, tutto quello che è stato fatto. Quindi esiste un equilibrio cosmico. Quando stai nel bene, nell'armonia, nella pace, poi si propaga, è una cosa contagiosa. Io da lì in avanti mi sono sentito il custode di questo posto. Io ho reincarnato il sogno di qualcun altro, perché le mail che mi arrivavano parlavano di quello. Mi dicevano vai avanti, non mollare, stai facendo quello che avrei voluto fare io 20 anni fa, oggi sono vecchio, non posso più. Quindi questo mi ha dato molto coraggio.
non mi sento vincolato a chi effettivamente mi ha dato la possibilità di vivere in questo modo. Però ho capito dai loro messaggi che tutti volevano vedere la luce di questo posto, tant'è vero che io ho detto tornerà a risplendere la luce in questo posto. È normale un po' di emozione, sapendo che stai parlando di temi comunque centrali nella tua scelta di vita, quindi facciamo una pausa. Sì. But when you're young, you think that some are invincible. Psycho. Begin. Benvenuti a voi. Il letto è l'ultima costruzione che ho costruito io, perché prima avevo una brandina piccola, poi ho pensato a un letto a una piazza e mezza ed è una costruzione che ho fatto io così, tutto in legno. La spesa complessiva per il letto? E il costo delle viti. Quindi Mauro riesce a coprire le sue spese grazie alle entrate del canale YouTube. Ti posso dire che sono dei mesi che vivo con meno di 200 euro al mese. Ci sono delle cose da fare, oggettivamente vanno fatte, ma se devo farle con le mani, posso decidere io. Se devo farle col grano, allora a quel punto devo aspettare, imparare ad aspettare. Si gode molto di più il risultato poi alla fine, perché c'è un valore diverso. Io sono stato chiuso qui dentro dei mesi. Quando ho deciso di uscire con i miei due cani, sono andato in paese, e mi ha salito una sensazione proprio di disagio. Poi torno a casa, quando io ho fatto questo gesto, che sono rientrato, ho messo questa catena, ho chiuso il lucchetto, ho avuto come una liberazione, ho sentito proprio qualcosa che mi usciva da addosso. Mi sono guardato intorno e ho detto, ma qua non mi manca niente. Oggi sulla tua ipotetica scrivania non c'è più quindi una Porsche. No. Ma cosa c'è? Adesso sulla mia scrivania c'è la foto di Gesù. Quindi posso la foto di mia mamma, perché ho sempre pensato che lei mi accompagna in questo viaggio e credo che l'avrebbe accettato tranquillamente, così come l'ha accettato per esempio mio papà. Adesso quando parla con degli amici sembra quasi che si vanti di questa cosa, di sapere che questo figlio vive in mezzo a un bosco, che si arrangia, che si coltiva con le poche cose che mangia, che vive con quattro soldi proprio contati in croce. Poi quello che succederà più avanti non lo so, potrei essere qua fino a che muoio qua, potrei essere non più qua magari da un'altra parte, iniziare un altro progetto ancora, chi lo sa, non posso dirtelo, però ci credo, voglio andare avanti. Io ho sempre detto voglio restare finché voglio vedere come va a finire.